Questo libro giallo, che chiamavo La Bibbia Gialla, è la biografia di Walt Disney e ha sancito l'inizio di un cerchio che si chiude con questo video. Ho letto questo libro in quarto liceo. Dovete sapere che al tempo il mio sogno era lavorare come animatore per la Disney o per la Pixar. L'animatore è chi realizza animazioni e cartoni animati. E indovinate cosa stavo imparando, a quell'età? Le animazioni. Alcuni di voi neanche lo sanno, ma io su YouTube sono nato proprio con i disegni ai cartoni. Ancora prima di voler fare l'animatore, volevo fare il pittore. Ed il motivo per cui ho messo il primo video su YouTube era proprio per condividere i miei disegni. Sì, lo so, avete visto video migliori. Questo video adesso è privato, ma molti no, sono ancora pubblici. Vabbè, dopo un anno di tentativi su YouTube, ho scoperto uno YouTuber che si chiamava Domix. Mi piaceva e mi son detto, lo voglio copiare al 100%. Ho scaricato Adobe Flash, ho comprato una tavoletta grafica da 100 euro con i soldi delle paghette e ho provato a imparare ad animare. Questi erano i miei primi tentativi scrausi. Eppure in poco tempo sono comunque riuscito a far arrivare i miei primi veri iscritti. Perché nel mio primo anno su YouTube, mettendo solamente disegni, non avevo ottenuto un gran successo. Solo qualche iscritto perché ritraevo gli YouTuber più famosi di me e ogni tanto mi condividevano. Invece con le animazioni tutta un'altra storia. Avevo sempre più visualizzazioni, sempre più complimenti, sempre più attenzioni e raccontare la mia vita con le animazioni è diventata una droga. Passavo tutto il tempo che potevo a casa davanti alla tavoletta grafica. Dopo poco tempo infatti ho fatto l'upgrade della mia attrezzatura e ho utilizzato questa bestia. Quindi sapevo fare le animazioni, ma non sapendo che YouTube potesse essere un lavoro, mi son detto che cosa voglio fare da grande? Ho pensato all'animatore. Dato che a breve finirai le superiori, volevo chiederti cosa hai intenzione di fare dopo. Quando ero piccolo dicevo che avrei fatto il disegnatore. Poi sono passato all'artistico e ho detto basta, vado a fare animazione. Ero convintissimo, ma ultimamente mi sto sconvincendo, quindi non ne ho idea. In realtà, ripensandoci, è una cosa che non mi sarebbe piaciuta per niente. Fatto sta che in quarto liceo è arrivata la Bibbia Gialla. Walt Disney ha cambiato la storia del mondo e difatti è partito come artista, come animatore, anche se ben presto ha aperto il suo studio di animazione e tutto il resto è storia. È un perfetto mix fra artista e imprenditore. E io che non sapevo neanche cosa fosse un imprenditore, mi sono chiesto: io voglio lavorare per la Disney o voglio fare la Disney? Anche una piccola Disney, una mini Disney. I miei video avevano già un po' di views e quindi mi sono detto forse posso costruire la mia realtà. Così durante il liceo continuo con i video, finisco la scuola, decido di non iscrivermi all'università ma di provare a lavorare con YouTube. Adesso è scontato che si possa fare a tempo pieno e guadagnare anche bene, ma al tempo non era così scontato. Io guadagnavo qualcosetta direttamente con AdSense, ma non sapevo come parlare alle aziende. Non sapevo cosa fosse un preventivo, una fattura. Il mio primo lavoro con un brand l'ho fatto pochi mesi dopo il diploma, con Intercultura. L'anno dopo, nel 2017, ho aperto partita IVA. Ancora non sapevo molto del mondo del lavoro, non ero bravo a scrivere le mail, facevo una gaffa dopo l'altra, ma ero contento di imparare molto velocemente. E ci sono riuscito anche grazie all'aiuto di amici e colleghi che mi hanno aiutato a darmi una svegliata. Bene, e quindi adesso come funziona il mio lavoro? L'ho detto spesso nei miei video perché racconto le mie vite anche il mio lavoro, però ve lo riassumo super in breve. Ci sono i guadagni che arrivano direttamente da YouTube, dipendono da quanto le aziende spendono per queste pubblicità che vedete alcune volte in mezzo ai video, prima di video, eccetera, eccetera. Ci sono poi guadagni che possono provenire dai miei prodotti, che vendo proprio io, tipo il mio merchandising, le mie magliette, i miei libri, le mie tazze, cose che non faccio ancora. Però l'anno scorso, per esempio, ho aprto la mia area membri a pagamento, adesso è chiusa, ma la riaprirò a settembre. Ma in realtà il mio guadagno principale, e la stessa cosa vale per tantissimi altri YouTuber, è l'influencer marketing, cioè collaboro e realizzo progetti con le aziende che vogliono arrivare al mio pubblico. Quindi cerco di lavorare con l'azienda in cui credo, e non azienda a caso, e realizzare video interessanti come questo format qua. L'azienda mi paga, io faccio un contenuto e l'azienda si fa scoprire dal mio pubblico o comunque si fa pubblicità. Una cosa che si chiedono in tanti però è come funziona per davvero un lavoro con un brand. Chi mi scrive, l'azienda o scrivo io all'azienda? Come si decide quanto devo essere pagato? Per capirlo vi devo parlare di una cosa di cui non parlo spesso, cioè il ruolo delle agenzie, che servono proprio ad aiutare le aziende a fare pubblicità. Una volta le pubblicità erano tutte quante sui cartelloni, in radio, in televisione. Ormai invece sono sempre di più su internet, su Facebook, su Google e con i vari influencer. Esistono agenzie specializzate in ogni campo, ma facciamo un esempio. L'azienda di saponette ha un budget che vuole spendere in pubblicità. Lo affida a un centro media. Un centro media si occupa proprio di prendere il budget pubblicitario delle aziende e creare una strategia, dicendo questa parte qua va in televisione, questa parte qua va in radio e questa parte qua va su internet. Il centro media quindi affida quel budget di internet a un'altra agenzia specializzata in digital. Un'agenzia digital. L'agenzia digital crea tutta quanta la campagna, mettendoci anche un bel po' di creatività, spesso, e poi decide di affidarsi ai creators per fare influencer marketing. Come fa a contattare creator? Spesso lo fa tramite della agenzie di management, che gestiscono i rapporti commerciali di questi creator. Avete visto quanti passaggi? Alcune volte è così, altre volte invece è l'opposto. È l'azienda che parla direttamente con il creator, senza intermediari. Esistono tante vie di mezzo e ognuna ha i suoi pro e i suoi contro. Io le ho provate tutte. Le agenzie esistono perché spesso il creatore dei contenuti vuole fare solo contenuti e non ha tempo di dedicarsi ai rapporti commerciali, alle aziende, alle mail e queste cose qua. E quindi è un manager o un'agenzia di management che gestisce tutti i suoi lavori in cambio di una percentuale e spesso di un'esclusiva, il che significa che non può lavorare con altre agenzie. Come dicevo prima però, si può anche essere autonomi. Alcune volte
altri creator amano gestire da soli i propri rapporti commerciali e lo fanno personalmente o con un assistente. In questo modo risparmiano sulle commissioni, ma hanno più lavoro da fare. E alcune volte anche le aziende hanno il loro ufficio stampa, OPR, relazioni, quello che è, e quindi riescono a collaborare direttamente con i creator senza intermediari. Io per molto tempo ho firmato con un'agenzia di management. Mi sono affidato a Studio 71, che è un'azienda internazionale di management che ha aperto una filiale anche in Italia, e con loro, fin da quando sono partito, e sono stato uno dei primi a firmare con loro, quando sono arrivati qui in Italia, devo dire che mi sono trovato molto bene, anzi è proprio con loro che ho iniziato a lavorare per davvero. Studio 71 si è rivelata fortunatamente un'agenzia dei buoni, ma non tutte le agenzie fanno parte dei buoni. Solo che essendo io molto curioso e avendo dentro quella voglia di creare la mia realtà, questa voglia che è partita leggendo quella Bibbia gialla, ho iniziato a delegare, ho iniziato a farmi aiutare da dei collaboratori per realizzare i video. Ho iniziato a lavorare con il mio collaboratore, Mattia Guzman, che mi ha aiutato a fare tutte quante le foto e le riprese e mi aiuterà per i prossimi video. Chi mi segue già conosce Mattia, il mio videomaker, fotografo e tante altre cose. Fotografo, pittore, scienziato, attore e soprattutto playboy. Ma ultimamente mi sto affidando anche ad altre persone, sto creando la mia piccola strutturina. Anche perché ultimamente tutti quanti quando parlavano con me mi dicevano: Marcello, ma perché non fai la tua di agenzia? È difficile anche solo assumere le persone a lavoro a tempo pieno. In più, inventarsi processi da zero, creare un brand staccato dal mio, e tutto questo senza smettere di fare lo youtuber. E per questo motivo ho trovato il compagno di squadra perfetto in questa mia missione, Gummy Industries. Di nuovo, chi mi segue già li conosce. Con loro ho fatto un video dove ho spiegato per filo e per segno come funziona un'agenzia pubblicitaria. Infatti Gummy Industries è un'agenzia pubblicitaria, in particolare un'agenzia digital che si occupa di fare creatività. È cresciuta tanto negli ultimi tempi e io la conosco già da un bel po'. 9 anni fa abbiamo aperto Gummy Industries, che è un'agenzia che fa solo esclusivamente comunicazione online. Quindi all'interno di un'agenzia in questo momento siamo, come hai visto di là, circa una trentina di persone. E non occupandosi di influencer marketing, quando ha scoperto che io volevo realizzare la mia agenzia, mi ha detto: sai cosa, lo potremmo fare insieme. Io e te ci siamo conosciuti 2-3 anni fa più o meno. Lui è Michele, è socio di Gummy e lo avete visto sia nello scorso video che nel video appunto dedicato all'agenzia. Lui è Michele. Io e lui saremo i due amministratori della nuova agenzia. Tu non lo sai, ma sei finito in un sacco di slide, gare, collaborazioni che poi non sono andate in porto. Il primo aperitivo in isola, questa roba super hipster che abbiamo fatto, che è stato nel, secondo me, era il 2018. Tra l'altro avevi bevuto tipo una Coca-Cola. Lui teneva un corso all'università e mi ha invitato a parlare una lezione e da quel momento in poi mi ha sempre tenuto dentro. Nella mia testa c'era questa opportunità di fare consulenza alle aziende utilizzando uno youtuber. Da una parte ovviamente sa parlare al suo pubblico, ma sa parlare anche a un amministratore delegato, quindi è stato un retropensiero per tanto tempo, finché poi le cose sono sfociate in un SRL fatta insieme. Io e te saremo i due CEO. Questo cosa significa? Che io potrò scrivere nella bio di Instagram: Marcello Ascani, CEO. È stato un processo lento, però il primo passo è venuto proprio mentre registravo il video da Gummy. E mi ricordo che in quell'occasione mi hai chiaramente detto: entra in Gummy, ti assumiamo proprio come Head of Influencer Marketing, mi ricordo. Serviva un professionista ad hoc e nella mia testa avere uno youtuber che gestisce gli youtuber e le relazioni con gli youtuber sarebbe stato perfetto. Ti avevo proposto di iniziare a fare il consulente, in realtà una consulenza ce l'hai anche fatta. Poi da lì piano piano ho conosciuto anche gli altri soci di Gummy, perché non è solamente Michele. Ci sono anche Ale, Fabri e Joe, che hanno dei nomi veri. Forse sarebbe più professionale dire nomi veri, vabbè. Gli altri soci prima ti conoscevano come tuoi follower, poi ovviamente ripassato in Gummy un paio di volte ti conoscevano di persona e tutti subito hanno detto: facciamo qualcosa con Marcello, abbiamo un carattere diverso e far breccia nel cuore di tutti allo stesso modo è complicato, ma tu ce l'hai fatta. Sarà il fatto che sei un buon esempio per i nostri figli. Esatto. Bene, mi sono sbrodolato abbastanza. Alla fine, pochi mesi fa, abbiamo deciso di partire per davvero e quindi ci siamo messi a tavolo e abbiamo deciso esattamente quello che dovevamo fare. Il primo punto da definire era: cosa facciamo insieme? Gummy lavora da sempre con gli influencer e i content creator, ma li considera uno degli N canali che va a gestire e spesso è una relazione che è mediata da un sacco di strati intermedi. Lato mio, la mia esigenza era semplicemente all'inizio trovare un modo di essere autonomo, voglio autogestirmi, però c'era l'opportunità di creare anch'io un'agenzia che potesse essere un po' diversa. Io ho tantissimi clienti che magari arrivano con cui non riesco a lavorare. La mia idea iniziale era fare comunella con gli youtuber e creare l'agenzia degli youtuber. Mi sono reso conto che era impossibile, perché ogni youtuber si fa i cavoli suoi. Non è impossibile, però in qualche modo serve partire. Questo sogno è ancora attivo, quindi se siete i miei amici youtuber, non vi ho parlato di questo mio progetto, è solo perché sono scaramantico. Scrivetemi, facciamo cose fighe. Se non mi conoscete invece andate nel link in descrizione. In qualche modo bisogna partire. Allora ho detto: mi serve qualcuno che mi aiuti da un punto di vista professionale, perché io da solo non arrivo da nessuna parte. In poche parole, autogestirmi e basta era un conto. Un altro conto era creare un'agenzia da zero. Era difficile, non sapevo se ne valeva la pena, anche perché quello che
che funziona è fare lo youtuber, quindi perché dedicare energia a fare altro? La risposta è diversificare. Il Marcello del 2032 sarà ancora un ragazzino youtuber? Speriamo di sì, te lo auguro, però magari sarà anche un professionista, un consulente di marketing, un consulente di comunicazione. L'idea nostra era professionalizzare le persone con cui lavoriamo. Quindi, definite le nostre necessità, la soluzione è stata creare un'azienda da zero, divisa a metà fra me e Gammi. Un'agenzia che potesse gestire me e i miei clienti, ma anche creare campagne da zero, lavorare con altri creator e altri youtuber, Instagram, TikTok, cose del genere, il tutto facendolo con le intuizioni e l'occhio di chi i contenuti li fa ogni giorno, e la struttura di un'agenzia pubblicitaria bella rodata, con l'obiettivo di trasformare rapporti fra brand e creator in qualcosa di fighissimo. In questo caso sarà la creazione di un brand, praticamente. Avete creato, difatti, il brand che è Nextdoor. Eh sì, ciao, vaffanculo. Nextdoor è il primo nome che gli abbiamo dato, ma in realtà non potevamo registrare il marchio, quindi abbiamo trovato un nome ancora più figo. L'unico problema è che adesso è grembiuli col vecchio logo e non so bene che farmene. Il vero nome invece è Flatmates. Abbiamo creato il brand che è Flatmates. Sì, abbiamo creato un SRL non più da ragazzini, nel senso che noi purtroppo abbiamo superato da tempo i 30, quindi abbiamo finito quella cosa del garage e quindi abbiamo fatto le cose portandoci dietro tutti i processi vari di Gammi. Che significa che ci siamo portati dietro i processi di Gammi? Significa che essendo Gammi già rodata, ha dei processi, cioè dei modi già prestabiliti per fare alcune cose. Quelli ce li portiamo nella nuova agenzia. In particolare la specialità di Gammi è il branding. Si occupano proprio del posizionamento del brand, del tono di voce, di un sacco di cose. È proprio il loro, com'è che si dice? Cavallo di battaglia. E quindi hanno fatto un lavorone per la creazione del brand Flatmates. Siamo diventati Flatmates, che in realtà è un nome che a me convince ancora di più, disegnando il brand intorno al concetto dell'essere amichevoli, perché abbiamo detto: non inventiamoci super cazzo, andiamo diritti al punto. Noi siamo quello che potrebbero essere dei coinquilini, non quei coinquilini studente fuori sede che si mangiano il tonno nella scatoletta, ma i coinquilini un po' fighi alla Friends. Quindi noi cerchiamo di raccontare Flatmates su quello che effettivamente è zero super cazzo, anzi prendersi un po' gioco anche di quelle agenzie che infilano sempre l'inglesismo, KPI, tutte queste cose imbruttite che io stesso nella mia vita lavorativa utilizzo, e facciamo le cose in modo semplice, punto. Questo è il nostro prodotto barra servizio, ma è anche il nostro valore. Ci siamo accorti che molto spesso i contratti dei talent, dei content creator, sono dei contratti pieni di clausole difficili da leggere, super noiosi. Noi ci siamo detti: facciamo le cose come le abbiamo sempre fatte in Gammi, massima libertà, questo approccio un po' da pancabestia del non riempire di clausole i contratti, andare dritti al punto. Quindi cerchiamo di fare le cose e farle bene, zero clausole scritte in piccolo, zero robe torbide, lavorare bene per fare le cose bene, appunto. E quindi, ragazzi, questo video per raccontarvi questo capitolo. Scrivetemi cosa ne pensate nei commenti e tutte quante le domande che vi sono venute. Per qualsiasi dubbio c'è anche il sito in descrizione, che sarà ampliato anche nel futuro. Vi aggiorno su come andranno le cose. Com'era il video, ragazzi? Bellissimo, bomba. Da proprio anche questa idea, diciamo, di cucciolorsi. No, nel senso, vi si vuole bene, ecco, a vedervi vi si vuole bene.